Buongiorno, ogni mattina sul mio canale YouTube The Hawk Trader tengo una rubrica intitolata Volume Talks. In questa rubrica parlo dei dati macro della giornata, degli elementi più importanti, degli eventi e esamino una serie di grafici che mi permettono di capire se il mercato è in una fase laterale, se è in una fase di compressione, di espansione, se in una fase di trend, e questo non solo per gli azionari, ma per una serie di asset class, azionari, obbligazionari, commodities e mercati del Forex. In questo tutorial vorrei illustrare i grafici che uso. Non sono grafici di comune disponibilità sulle piattaforme, quindi non si trovano sulle piattaforme commerciali. Ritengo quindi sia opportuno fare una piccola zoomata su questi grafici, come li uso e dove si possono trovare. All'inizio del Volume Talks generalmente passo in rassegna i dati macroeconomici e i principali eventi, sia della giornata trascorsa, quindi commentando quello che è uscito, sia della giornata in corso. Per fare questo, utilizzo normalmente le informazioni che arrivano dal sito investing.com. È un sito molto conosciuto, non ha bisogno di presentazioni. Ricordo che è possibile filtrare i paesi per cui si vogliono vedere i dati macroeconomici, e quindi si possono togliere quelli che non interessano. Una volta selezionati quelli interessati di cui ci interessa seguire l'andamento macroeconomico, si va in fondo alla pagina e bisogna cliccare Apply, altrimenti questi filtri non sono applicati. Si può scegliere la giornata in corso, la giornata precedente, la settimana in corso e anche la settimana successiva. Inoltre, se si vuole andare più indietro di ieri, si può cliccare nell'icona con il calendario e si può scegliere il periodo desiderato. Se quindi voglio vedere i dati di 15 giorni fa, posso tranquillamente andare a scegliere la settimana o il giorno che mi interessa. Cliccando Apply, compare sulla pagina internet. Sempre sul sito di Investing ci sono altre interessanti informazioni, come per esempio le prossime vacanze, giorni di festività. Compaiono elencati anche qui per oggi, domani, questa settimana, la prossima settimana. Quando è il momento degli earnings, ossia delle trimestrali, si possono seguire qui cliccando il tab Earnings. Anche qui ci sono le varie scadenze temporali e si possono scegliere attraverso i filtri le nazioni di cui si vogliono seguire le trimestrali. Uno dei servizi più interessanti è questo del market cap, permette di mettere in ordine per capitalizzazione, partendo dalla più alta o dalla più bassa, le singole azioni. Io generalmente lo tengo aggiornato in modo da vedere quelle con maggior capitalizzazione in alto, e quindi se voglio vedere la prossima settimana, posso così velocemente cogliere le più importanti, ossia quelle che hanno una maggiore capitalizzazione. Ecco qui per esempio per il 14 aprile del 2021 JP Morgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, Infosys ordinate per capitalizzazione. Dopo aver analizzato gli eventi passati e in programma per la giornata, quindi gli eventi più sensibili che possono condizionare l'operatività, passo a un grafico
che si chiama Heatmap, è un grafico di mia elaborazione. Questo grafico permette di verificare su un gruppo di 16-18 prodotti la situazione del mercato in base a 5 dimensioni. Vediamo qui un esempio di grafico heatmap. Nell'esempio ci sono vari heatmap disponibili sul mio software Vault e questo si chiama heatmap intraday. Presenta 16 prodotti divisi in 5 asset class: azionari europei, DAX Stocks, azionari americani, Standard & Poor's, Nasdaq, Russell e Dow Jones. Sto leggendo la colonna di sinistra, Bund, BTP, T-Note, T-Note è lo ZN, infine una serie di commodities, petrolio, gold, silver, copper, rame, e tre forex, euro, dollaro, sterlina e dollaro australiano. Le cinque dimensioni attraverso le quali raccolgo informazioni sulla struttura, sulla price action e sulla volume action del mercato sono il true range. Il true range indica la differenza tra massimo e minimo della giornata e si potrebbe tradurre con escursione giornaliera. Il volume scambiato dall'inizio dell'apertura della sessione fino in questo momento, la direzionalità. Gli swing, ossia i movimenti intraday che si sono generati, e il moltiplicatore, che è un rapporto tra gli swing fatti giornalmente al rialzo e al ribasso all'interno della giornata, in rapporto al true range. Questo grafico in particolare, questo heatmap intraday, viene aggiornato ogni mezz'ora e parte dalle 7:30 della mattina e si conclude alle 22:15 alla sera. Per avere delle informazioni più specifiche su questi grafici da heatmap, ti invito ad andare sul mio sito The Ock Trader e cercare nel menu di sinistra la voce Vault Lite. Attualmente è anche qui nella prima pagina, proprio ben in evidenza. In ogni caso, anche se la spostassi, la troverai sempre comunque qui sul menu di sinistra. Quindi dal menu di sinistra clicchiamo Vault Lite. Vault Lite è un software che io utilizzo per questi grafici. In questa pagina c'è una descrizione accurata di tutto il software e scrollando verso il basso potrai trovare al punto 9 una serie di tutorial. Il tutorial 8, della durata di oltre mezz'ora, è proprio dedicato a questo. A questi grafici, ossia il grafico heatmap. Ti consiglio di vederlo, ascoltare tutte le spiegazioni che indicano sia come si legge sia come si usa. Io uso il Vault la heatmap sempre all'inizio della giornata perché mi dà un'indicazione di cosa è successo durante la notte, se ci sono dei cambi di passo rispetto all'azione dei prezzi, dei volumi, delle escursioni, della chiusura del giorno prima e mi indica subito quali sono i prodotti che potranno avere maggiore volatilità durante la giornata, perché già durante la notte spesso queste informazioni traspaiono analizzandole con queste varie 5 dimensioni. Barre a volume costante, barre B. Dopo aver inquadrato l'andamento notturno, contestualizzo l'andamento dei vari futures guardando il loro comportamento di prezzo attraverso un grafico a barre. Potrei usare il grafico a barre daily, ma è troppo poco dettagliato, quindi utilizzo le barre a volume costante. Da oltre 15 anni analizzo i mercati studiandoli attraverso l'andamento dei volumi.
Le barre a volume costante sono state una delle prime applicazioni dello studio dei volumi applicato al movimento dei prezzi. Sono circa 15 anni che non utilizzo barre a tempo, 5 minuti, 10 minuti, 15, 30, un'ora, 4 ore, ma lavorando sui futures, dove c'è la disponibilità dei volumi o anche sulle singole azioni, adotto questa particolare modalità che è le barre a volume costante. Le barre a volume costante vengono aperte e chiuse, quindi la lunghezza di una barra non ne viene definita con un tempo, mezz'ora, un'ora, ma in base ai volumi che essa contiene. In questo grafico che ti mostro c'è un grafico dello Standard & Poor's, vedi nel titolo in alto a sinistra, SM1, B, che è una delle due tre tipologie di barre che utilizzo, 30.000. 30.000 indica che ognuna di queste barre contiene 30.000 lotti. Quindi, quando parte di notte, il mercato americano apre a mezzanotte, si comincia a contare. Quando il volume progressivo ha raggiunto 30.000 lotti, qualunque ora sia, viene chiusa la barra e viene aperta un'altra. La seconda barra conterrà tutti i volumi progressivi che c'è dal 30 millesimo al 60 millesimo lotto. E così via. La terza barra conterrà i volumi tra il 60.000 e i 90.000 lotti di volume progressivo. E così durante tutto il giorno. Ovviamente il numero di lotti che contenuto in ciascuna barra varia a seconda del prodotto. Ci sono i prodotti che trattano di più, come lo Standard & Poor's, che appunto è settato a 30.000, prodotti che trattano di meno e quindi hanno dei volumi ridotti. Per esempio il Nasdaq, qui in basso a destra, ha una barra ogni 10.000 lotti. Il Dow Jones, qui in alto, una barra ogni 4.000. Il Russell, una barra ogni 5.000. Se ci spostiamo sui mercati europei, ecco che vediamo il DAX una barra ogni 4.000, lo STOXX una barra ogni 30.000, il FIB ogni 450 lotti e il future sul settore bancario europeo dello STOXX 50 una barra ogni 1.500. Se avessi dei dubbi, delle domande circa le lunghezze delle barre che uso, il numero dei lotti, non esitare a chiamarmi. Le barre a volume costante sono un concetto diverso dalle barre a tick costanti. Alcuni price provider forniscono sia un'informazione di barre a volume costante sia tick costanti. Tick costante vuol dire che ogni tot trade viene generata una barra. Ma in questa maniera si contano solo i trade fatti e non i volumi sottostanti. A mio parere, il barre a volume costante rappresentano maggior precisione e soprattutto maggior oggettività. Se vuoi sapere qualcosa di più sulle barre a volume costante, puoi trovare delle informazioni sul mio sito. Puoi trovare innanzitutto le informazioni sempre su VaultLight, andando in fondo nel campo dei tutorial. Troverai un tutorial che si chiama il grafico barre a più livelli. In questo grafico si spiegano una serie di indicazioni che si trovano sulle barre A, che è un formato di barre a volume costante più rapido di quello che ho mostrato adesso, barre B, ma il concetto è lo stesso, con una serie di spiegazioni e l'utilizzo anche di altre informazioni molto, molto preziose nel trading giornaliero. Infatti il mio software, che io utilizzo anche nella presentazione di Volume Talks, indica dei livelli orizzontali dove si sono verificati degli scontri particolari tra domanda e offerta, degli scontri molto violenti, significativi, che determinano dei supporti e delle resistenze che il mercato rispetta durante la giornata, sia creati nella giornata in corso, sia creati nei giorni precedenti. Ti invito quindi a dare un'occhiata a questo ulteriore tutorial, dura 37 minuti ed è ricco di informazioni importanti. Puoi trovare invece delle informazioni generali sulle barre a volume costante andando in Le mie tecniche di trading e c'è un paragrafo che si chiama appunto barre a volume costante. Da quando ho iniziato a lavorare
una personal account, quindi come trader indipendente nel 2001, dopo 14-15 anni di lavoro in trading room istituzionali, tra cui Deutsche Bank Milano, dove ho lavorato per 10 anni circa, e ho studiato i volumi. Nel 2001-2002 non esistevano dei software specifici per l'analisi dei volumi, quindi mi sono trovato costretto a costruirmelo da solo. E nel corso di questi 20 anni l'analisi è andata avanti, il software si è sviluppato ed è diventato sempre più un punto di riferimento in Italia per chi vuole fare un'analisi volumetrica molto dettagliata. Le barra volume costante che vi ho appena mostrato, la heat map, sono l'ultimo risultato, cioè sono risultati di questi lunghi anni di studio. La heat map, con tutte le sue analisi, è uno degli studi più recenti, che è partito dal settembre del 2020. Il software Vault sono software commerciali, si possono utilizzare, vengono venduti attraverso delle licenze. E la mia offerta di software si sviluppa attraverso due software in particolare: il Vault, che è il vero e proprio software in real time con un'analisi molto dettagliata di tutti i volumi, e una versione più leggera, Vault Lite, dove vengono compresi alcuni grafici. Alcuni di questi sono in tempo ritardato, sono l'ideale per chi non usa i volumi per il suo trading continuo, quotidiano, magari intraday, ma vuole avere uno studio, un programma che lo assista nelle sue decisioni di investimento, nella scelta dei prodotti, nell'analisi intermarket. Se vuoi avere altre informazioni sul software Vault Lite, ricordo la pagina che c'è sul mio sito, appunto Vault Lite, con tutte le informazioni. Ovviamente puoi contattarmi e chiedermi le tue domande anche in forma privata usando la mia email privata che si trova qui in fondo, antoniolengua@gmail.com, oppure quella di Vault Lite. Nel menu principale, che si trova in alto a sinistra, c'è anche una pagina dedicata al software Vault. Quindi cliccando Software Vault, cose Vault, puoi trovare ulteriori informazioni sui grafici, sugli strumenti, sulle analisi, sul costo della licenza e sui servizi aggiuntivi che sono previsti per i sottoscrittori di questo fenomenale sistema di analisi grafica. Nel Volume Talks la mattina non può mancare un'analisi del mercato utilizzando il Volume Profile. Il Volume Profile è l'evoluzione di uno storico grafico inventato a metà degli anni Ottanta da Stidelmeyer, che allora era il presidente del Chicago Mercantile Exchange, e che si chiamava Market Profile. Il Market Profile esiste tuttora, viene molto usato, ma a mio parere le indicazioni provenienti dal volume profile sono più puntuali, più precise e più rapide. Volto ovviamente ha il volume profile, è stato uno dei primi grafici che ho inserito nella piattaforma già dal 2004-2005. Nell'andare del tempo si sono evoluti questi grafici, ho aggiunto altre informazioni, per esempio la possibilità di aggiungere sul volume profile, questo qui è un volume profile dello Standard & Poor's, gli ultimi 10 giorni, anche le candele, i candlestick sono due di diverso tipo, a seconda che prenda l'intera sessione, quindi da mezzanotte, dall'apertura della notte fino alla chiusura alle 23, oppure un altro candlestick che rappresenta solo la sessione, quella del cash aperto, quindi nel caso dei mercati americani dalle 15:30 alle 22, nel caso dei mercati europei dalle 9 alle 17:30, o visualizzare per esempio tutte e due cogliendone le differenze. Ci sono vari intervalli di tempo sui quali si può settare il volume
volume profile, quello che ti sto mostrando in questo momento è un giornaliero e qui sotto sull'asse delle ascisse ci sono le singole giornate, ma si può passare all'orario, quindi ogni intervallo è un'ora, anche qui con le sue relative candlestick, oppure sul weekly. Ognuna di queste colonne rappresenta una settimana o addirittura il mensile. Ci vuole un pochino di tempo perché deve caricare 12, 10 mesi di dati, ma come vedi in tempo reale ci ha messo relativamente poco. Volte è un programma molto rapido, veloce, potente. E qui abbiamo i volume profile mensili dello Standard & Poor's. Dai volume profile raccolgo tantissime informazioni sullo stato del mercato, sull'ampiezza del trading range, sulla formazione delle barre, sui volumi che sono scambiati. Per esempio, nella leggenda, che è questo spazio numerico che si trova sopra, il primo numero della terza riga. In questo caso sto mostrando 10.523, sono i volumi scambiati in quella giornata. Per questione di compattezza ho tolto gli ultimi due zeri, quindi per avere il volume complessivo dovrei moltiplicare per 100. In questo caso lo Standard & Poor's ha trattato 1.052.300 lotti. Ieri, 8 aprile, ha trattato 952.700 lotti. Prezzo inferiore è effettivamente il minimo scambiato, quindi 4.072,5. Il prezzo superiore del trading range è questo che leggi qui in cima, 4.098,5. Il valore centrale 4.082 rappresenta il point of control, ossia la zona di maggior volume, che è identificato anche da questo trattino rosso. Il volume profile, dicevo, è uno dei primi grafici che guardo la mattina, e tanto che ho organizzato un profilo. Il profilo è il contenitore all'interno del quale posso organizzare i grafici che mi interessano. Un contenitore che contiene 18 volume profile. Qui, per esempio, ho gli azionari americani, i quattro azionari americani. Nello schermo superiore ho i quattro azionari europei, Standard & Poor's, Stoxx, DAX, il titolo bancario europeo e il FIB. Poi mi sposto sullo schermo a destra, dove ho altri quattro grafici che sono il Fixed Income, ho il T-Note, ZN, il Bund, GBL, il BTP. E in questa pagina comincio a inserire anche una valuta, è il Japanese Yen. Scendendo ho altre informazioni, un pochino più compatte per farcele stare tutte. Ho commodities e altre valute. Tra le commodities ho il silver, copper, HG, oil, CL e il gold, GC. E tra le valute ho in aggiunta l'euro e la sterlina. Ogni mattina io faccio un print screen di questi quattro grafici e li posto sul mio sito, nella home page del sito, che è poi quella che si chiama Analisi Intraday. Proprio nelle prime tre righe troverai Volume Profile Daily di 18 futures aggiornati ogni mattina. Ecco qui quella di oggi, 9 aprile alle 7:13. E una volta a settimana, all'inizio della settimana, posto anche il volume profile weekly. Cliccandolo, ecco, puoi vedere, e poi puoi ovviamente zoomare con il tuo browser, esattamente quello che vedo io sui miei computer. Se invece vuoi avere delle informazioni sul volume profile, sempre sul mio sito, nelle mie tecniche di trading, c'è una
parte dedicata al volume profile che si chiama istogrammi prezzo volume. Cliccando qui puoi avere qualche informazione. Non c'è molto, tra poco, probabilmente quando sentirai questo tutorial, magari fra 2 o 3 settimane, i volume profile saranno disponibili anche sul programma Vault Lite e sicuramente creerò un tutorial qui in basso dove spiegherò più in dettaglio come funziona il volume profile e come si usa. Quindi, se aspetti ancora 2 o 3 settimane, potrai vedere sicuramente questo tutorial ulteriore. Volume profile non è un grafico innovativo, si può trovare su internet molto molto materiale, quindi ti invito anche a cercare su YouTube, troverai molti tutorial. Io utilizzo il volume profile come indicazioni, ma per decidere le entrate e uscite, il volume profile incide nella misura di non più del 5-6% dei miei criteri generali di entrata. Grafici tick by tick e grafici volume a 1 minuto. Talvolta nel volume talks, quando c'è tempo, perché è un'analisi che richiede un pochino più di tempo, utilizzo anche questi due grafici. Il primo grafico, grafico tick by tick o lineare, è un grafico che riassume come fosse un microscopio elettronico, tutti i flussi che entrano sul mercato. E li analizza attraverso due, tre, anzi diversi time frame temporali. L'accelerazione a 120 secondi, che è nel grafico sopra, l'accelerazione a 10 secondi e l'accelerazione a 30 minuti, questa che compare. Con questo grafico posso tenere d'occhio con la più piccola granulometria, ossia con un grafico tick by tick, a ogni scambio, quindi senza nessuna compattazione in barre, tutto quello che succede sul mercato, i flussi che entrano, il denaro, le lettere, e raggruppo tutte queste informazioni attraverso queste tre metriche di cui ho parlato. Queste tre metriche, unite tra di loro, mi definiscono dei pattern di volume che, indipendentemente dal prezzo, mi segnalano una direzione. Il grafico lineare è uno dei grafici fondamentali, uno dei primi che ho creato già nel 2003-2004 e che tuttora è una parte basilare delle tecniche di entrata usando i volumi. Se non si riescono a vedere i volumi in tempo reale come entrano, è impossibile poi prendere dei giudizi se ci sono dei volumi, quanti sono questi volumi, come sono questi volumi storicamente. Affiancato a questo grafico lineare, che mi dice i volumi che entrano in questo istante, c'è un altro grafico estremamente importante, che è il volume a 1 minuto. Il grafico volume a 1 minuto si attiva da questo menu e consente di scegliere su un prodotto una particolare analisi storica. Volume a 1 minuto. Perché è importante sapere i volumi che entrano, sicuramente, molto importante, però bisogna anche contestualizzarli. Sapere che stanno entrando dei volumi di 300-400 lotti mi può dire tanto, ma può dirmi anche poco o nulla, e posso facilmente fuorviare l'informazione dei volumi. Il grafico volume a 1 minuto mi consente di contestualizzare i volumi che stanno entrando attraverso una particolare metrica all'indietro nel tempo e sapere, posizionandoli con i percentili, i volumi che entrano adesso, come sono rispetto ai volumi che sono entrati negli ultimi 20 sessioni, 80 sessioni, 2 anni e 4 anni, sempre a questa ora. Posso capire quindi se i volumi che sto vedendo in questo momento, che siano alti, che siano bassi, che siano medi, che posizione hanno rispetto ai volumi di questi time frame passati. Per esempio, questi ultimi due time frame di colore bianco e di colore azzurro
sono il percentile dei volumi che sta trattando adesso il DAX rispetto agli ultimi 2 anni l'azzurra e rispetto agli ultimi 4 anni quella bianca. Vediamo che i volumi in questo momento sono molto bassi perché essendo al terzo percentile vuol dire che su questo orizzonte temporale solo il 3% delle osservazioni hanno avuto dei volumi a quest'ora inferiori a quelli a cui stiamo assistendo. Possiamo quindi desumere che il DAX sta trattando molto poco, non ci sono dei flussi primari che stanno spingendo il mercato e che quindi questo movimento in cui siamo è un movimento sorretto da pochi volumi. In tutta la giornata odierna i volumi del DAX sono rimasti sempre molto bassi. Possiamo andare indietro nel tempo di alcune ore. Qui arriviamo fino, ecco qui, qua c'è tutta la giornata di oggi che parte dalle 9 della mattina. Puoi vedere come alle 9 i volumi erano bassissimi e sono rimasti bassi tutta la giornata, tranne questo picco intorno a mezzogiorno e 20, mezzogiorno e 25, in cui sono saliti. Queste linee gialla e fucsia rappresentano invece degli intervalli più brevi. La gialla sono le ultime 20 sessioni e la fucsia le ultime 80 sessioni. Sono quindi molto più nervosi, più agitati, amplificano il movimento rispetto a quegli intervalli più lunghi dove la sessione di oggi rimane molto più diluita nel tempo. E ci danno un'informazione di più rapido movimento. E invece queste linee bianca e azzurra che si muovono molto in pandan ci danno una contestualizzazione di lungo termine. Oggi sicuramente il volume è rimasto molto basso. Io solitamente incrocio queste informazioni con la heat map di cui ho parlato prima. Possiamo vedere la heat map a 1 minuto, eccola qui. Possiamo vedere che il contesto, scusate, ho sbagliato la heat map intraday. Possiamo vedere che il contesto in cui si muove oggi il DAX sul volume è un contesto di volumi storici molto bassi che vanno dal 1 percentile fino al nono percentile. Questi volumi sono una media di due di queste a 80 sessioni e a 2 anni. Ho quindi diverse metriche di analisi che incrociano le informazioni con time frame diversi per dare un quadro il più possibile preciso e accurato dei volumi sviluppati da ognuno di questi prodotti. Sul grafico volume a 1 minuto puoi trovare dettagliate informazioni sulla pagina di Volt Light. Sempre nel paragrafo 9 dedicato ai tutorial. C'è il tutorial numero 9, anzi il tutorial numero 6, che parla proprio del grafico volume 1 minuto. Di nuovo, oltre mezz'ora di spiegazione dettagliata su come costruito, come usarlo, come leggerlo. Chart sui rendimenti sui titoli di Stato. Spesso i future sui titoli di Stato, Bund, BTP, T-note, presentano degli importanti gap up sui rollover del future, quindi quando si passa da marzo a giugno, da giugno a settembre, settembre a dicembre, dicembre su marzo, i salti che ci sono tra questi prodotti sono notevoli. Ecco per esempio un grafico sul Bund tedesco e questo enorme gap presente nel grafico, questo è un grafico barre B che ho già mostrato in precedenza, questo enorme gap di circa 290-280 basis point è un'aberrazione dovuta al rollover. Questo rollover non è arbitraggiabile, è dovuto a un cambiamento del titolo sottostante nel paniere di consegna del titolo del future, cambia il titolo di consegna che si chiama Cheapest to Deliver, cambiano i fattori di conversione, insomma ci sono una serie di aggiustamenti tecnici e se
Si crea letteralmente un nuovo prodotto che non ha niente a che fare col precedente. Si chiama Bund, ma fa riferimento a un titolo sottostante diverso, a una cedola diversa, a una durata diversa. E quindi il prezzo che ne risulta del Bund è anche completamente diverso. In questi casi l'analisi tecnica tradizionale ha poco a che può fare poco per correggere questi enormi gap. Ci sono dei grafici che permettono di modificare tutta la serie passata in base a questi 290 basis point che c'è stato, però io sono abbastanza scettico nell'utilizzo di queste correzioni. Nel grafico di sopra vediamo un analogo movimento, un analogo gap down sul T-note americano. Più o meno tutti i futures sui bond hanno queste caratteristiche e questo rende i grafici di lungo termine un po' corrotti, difficilmente utilizzabile con serenità. Come fare per risolvere questo problema? Beh, si passa ai grafici sui rendimenti. In questi casi di analisi a medio-lungo termine è molto meglio utilizzare il grafico del rendimento del titolo. E uno dei siti con i migliori grafici sotto questo aspetto è di nuovo investing.com. Andando qui dal menu Markets si può andare in Bond e si possono scegliere vari World Government Bonds. Qui per esempio presenta già una serie di scelte. Tutta la curva dei titoli decennali, 2, 5, 10, 30 anni, poi il 30 anni il T-note, il 30 anni americano, l'Eurobond. Ma diamo un'occhiata proprio al menu principale, World Government Bonds. Come puoi vedere, ci sono elencati tutti i paesi. Possiamo scegliere, scendere e andare a cercare il Germany, France, Germany, ecco qua c'è tutta la curva dei titoli tedeschi. Possiamo scegliere il Germany 10 anni cliccandoci sopra. Ecco la pagina aperta. C'è un grafico. Si possono avere dei grafici migliori con l'interactive charts. Quando io voglio andare un pochino più indietro dell'ultima settimana, 2 o 3 settimane, generalmente mi muovo qui sul grafico dei rendimenti. E poi ho delle metodologie che spiego durante anche il Volume Talks per passare dal grafico dei rendimenti al grafico del prezzo. Sapendo qual è il valore di un basis point di movimento in prezzo, per esempio nel caso di Bund, 0,01% di rendimento equivale a 14,5 tick di prezzo. Posso trasferire un rendimento, posso trasformarlo in prezzo e quindi individuare quali sono i supporti e le resistenze sul prezzo in base all'andamento del rendimento. Tra i miei preferiti di Mozilla ho creato una cartella apposta con tutti i rendimenti di 10 e 30 anni di vari paesi importanti, quindi Stati Uniti, Germania, Giappone, Italia, Spagna, Portogallo, Francia. Mi consente così di aprire in un colpo solo tutti questi grafici e di visualizzarli. Investing dà anche la possibilità, previo login, quindi sign up, di costruire delle pagine personalizzate con un certo numero di grafici già predisposti. Questo lo rende ancora più facile e più friendly user. Siamo arrivati ormai alla fine di questa presentazione e l'ultimo tipo di grafico che vorrei presentarti è questo degli spread. Gli spread sono molto interessanti perché consentono di confrontare un indice con un altro e quindi avere un'idea della forza relativa di vari prodotti. Possiamo confrontare per esempio Bund contro BTP, Bund contro T-note, ma soprattutto viene usato sugli indici DAX contro Standard & Poor's,
Stocks contro Standard & Poor's all'interno per esempio dei titoli americani, confronto tra Russell, Dow Jones, Nasdaq, Standard & Poor's. Come si fanno questi grafici? Non sono grafici particolarmente difficili da costruire avendo un database sottostante, quindi con Volt non è stato un compito difficile. Li posso costruire facilmente andando a cercare il grafico daily spread e impostando i prodotti che mi interessano. Se voglio fare un confronto tra lo stocks, eccolo qui, e lo Standard & Poor's, eccolo qui, utilizzando l'operatore matematico fratto, diviso, che è quello che si usa quando si confrontano gli indici, ottengo un grafico dello spread tra stocks e Standard & Poor's, che posso visualizzarlo sia a barre che a linee. E posso andare indietro di molto tempo, perché sto andando indietro 10.009, 10.006, ecco, parte praticamente dal 2006, quindi abbiamo 15 anni di storia di questo spread. Si vede come questo spread è in continua discesa. Dei trend piuttosto precisi, ben definiti, ben delineati. Eccolo qui. Ho preparato qui sotto uno spread del DAX. Spesso li commento perché possono esserci delle rotazioni settoriali particolarmente interessanti. Vediamo una rotazione settoriale, che sta avvenendo. È quello del Russell nei confronti dello Standard & Poor's. Il Russell è stato un indice estremamente forte da ottobre dell'anno scorso, da ottobre del 2020. Quindi è interessante vedere all'interno degli indici americani come si sono comportati in forza relativa. Quindi vado a cercare il Russell, lo metto a numeratore, vado a cercare lo Standard & Poor's, lo metto a denominatore. Elaboro il grafico, lo trasferisco in linea, che è più comodo da visualizzare. Vedo che il canale ascendente è stato molto preciso per vari mesi. Partiamo qui da settembre. Ultimamente ha rotto un supporto importante. Guarda com'è preciso questo supporto a 0,568. La rottura di questo livello, che è stato prima resistenza, poi supporto 2 volte, ha portato il Russell in un nuovo canale discendente di sottoperformance. Quindi in questo momento il Russell sta perdendo forza relativa nei confronti dello Standard & Poor's. Sul mio canale Twitter, che è VeoqTrader, spesso, anche sul sito poi, presento dei grafici di spread più dettagliati, più precisi. Questo per esempio risale al 9 marzo. Sono dei grafici dello Stoxx contro lo Standard & Poor's. Sono grafici che costruisco io usando Excel, attraverso ovviamente delle macro di programmazione molto rapidi, che creano un rapporto stocks su Standard & Poor's estremamente preciso, che partendo dal tick by tick ricostruisce, organizzandolo in barra volume costante, usando come riferimento 30.000 lotti del future di Standard & Poor's, lo spread. Grazie al fatto che sono barra volume costante e parto dal tick by tick, posso addirittura costruire un volume profile dello spread. In questo caso c'ho sullo Stoxx, su Standard & Poor's e anche qui a fianco DAX contro Standard & Poor's. Sono arrivato alla fine di questo piccolo veloce tutorial sui grafici che utilizzo e sulle mie logiche di impostazione della giornata. Spero ti sia stato d'aiuto. Ti auguro buon trading.
E se hai dei dubbi o delle domande, non esitare a contattarmi. Buona giornata.